Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Allora, io sto bene. Ho appena preparato la colazione e ho fatto questo tortino qua, cioè è spezzato perché volevo fare il video. Questo tortino con cioccolato e al cioccolato e cocco. E ho utilizzato lo stampo di Casanova. L'unica cosa è che non riesco mai a staccarlo nonostante io lo imburri e lo oli. Non ci riesco. Comunque oggi è giovedì 10 giugno e oggi dovrò andare ad allenarmi e poi alle 3:30 vado a studiare a casa di una mia amica e lei dovrà studiare per medicina e io devo studiare per le mie materie. Facciamo il test che io non l'ho ancora assaggiato. Approvato. Andate a seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, che lì vi tengo aggiornate un po' più quotidianamente, metto anche post riguardo all'allenamento, metto magari delle ricette che faccio io con il lievito madre. Ieri mamma mia raga, ho fatto un pane alle noci bellissimo, bellissimo. Adesso io mangio, che poi alle 11:30 dobbiamo andare in palestra, mi devo allenare. Che bello raga, siamo tornati in palestra, è una sensazione stupenda. Oggi in realtà il tempo fa anche un po' schifo, nel senso non c'è il sole bello, quello che ti fa sudare, capito? C'è tipo un tempo grigio. Spero non piova, ovviamente adesso ve l'ho detto. Pioverà puntualmente. Adesso io mi mangio questo e non ci sentiamo più avanti. E ovviamente ho già preso il caffè e l'ho bevuto mentre cucinavo questo tortino, perché fai dopo di quella mattina, se no, mi vedete con la faccia addormentata. Ok, io ho finito di fare colazione, ma mi è sorto una domanda per voi. Quando voi mangiate la frutta, come per esempio la mela, o la pesca, o la pera, voi la togliete o la mangiate la buccia? Perché io quasi sono tipo in casa la sbuccio, mentre se sono fuori la sciacquo e poi mangio la buccia. Però so che alcuni proprio non riescono a mangiarlo con la buccia, mentre altri senza gli fa tipo strano e quindi la mangiano solo con la buccia. Fatemelo sapere nei commenti. Comunque adesso io vado a studiare prima di andare in palestra, perché ho un esame breve. Aiuto. E basta, vado a studiare chimica organica e poi vado in palestra per le 12:30, come vi ho detto, e magari vi metto qualche esecuzione, cioè dei miei esercizi, se Clara me li approva, perché se la tecnica è sbagliata è inutile che io ve li metta. E quindi ci sentiamo dopo e vado un po' a studiare. Ok, io sto andando in palestra, mi sono vestita, sotto c'ho il top già, così poi devo solamente mettermi i leggings e poi cambierò ovviamente anche le scarpe. Vi faccio vedere qualche esercizio se Clara me li approva, se no ci vediamo direttamente col pranzo. Already still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch, that's the consequence. I got this, I will not quit, man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone, it's just a matter of time, before I'm over the climb, and moving under my prime, just quit my 9 to 5, I'm rocking, they watching, cause it's shocking, dropping, all these top 10 songs don't stopping, it's time to live my life, it's time to live, not die, wish I could slow down time, and just enjoy the climb. Ok, io sono appena uscita da palestra, è 1:30 e niente, l'allenamento è andato davvero bene, mi è piaciuto un botto, sono riuscita ad aumentare anche dei carichi, cosa che tipo in casa non avrei mai potuto fare perché i carichi erano quelli che avevo, quindi vi giuro raga, sono stracontenta. E poi cioè, soprattutto sono contenta del percorso che sto facendo con Clara e di tutte le tecniche nuove che sto imparando, quindi sono molto soddisfatta del mio percorso, ma ovviamente non termina qui, c'è ancora tantissimo da imparare, tanta strada davanti. E adesso io sto tornando a casa, sto camminando, ci vorranno tipo
10 minuti, un quarto d'ora. Poi prepareremo insieme il pranzo. Io ho finito di mangiare e raga, il pane, non vedete niente, il pane quello lì alle noci l'ho fatto io, cioè ieri l'ho cotto e ne ha vissute di tantissime. Su Instagram ho messo anche il reel in cui faccio vedere il taglio, il tostato, vi giuro era davvero buono, cioè raga sulla spalla a me stessa. Però così adesso comunque mi preparo e poi vado alle 3:30, 3:40 a casa di questa mia amica. Io sono pronta, mi sono vestita con questi pantaloni. Mi hanno comprato i miei genitori, cioè mi hanno regalato i miei genitori quando sono andati in Vietnam. La mia sorella mi ha regalato un altro paio, molto simile però tipo diverso leggermente di colori. E io adesso vado e ci aggiorniamo quando avrò qualcosa da fare. Eccomi ragazzi, sono tornata, sono le 7:20. Raga, non ho mai studiato così tanto. Abbiamo fatto perché lei, Vittoria, utilizza The Forest, che è un'applicazione in pratica che ti blocca il telefono per un tot di tempo che gli decidi tu. E lei di solito fa un'ora di blocco, poi pausa e poi riparte. E quindi raga, non ho mai studiato così tanto. Io non avevo The Forest, quindi quando lei si fermava io mi fermavo. Però assurdo, mi sa che inizierò a utilizzarlo anche io perché... cioè mi tiene davvero concentrata, ho fatto più di quanto non pensassi di fare. Quindi sono molto contenta dell'operato. E raga, sto morendo di fame perché non abbiamo fatto merenda. E poi tutto il giorno che per andare in palestra ho camminato, per tornare a casa ho camminato, per andare da lei ho camminato. Quindi vi giuro, cioè ho bisogno di mettere energia nel mio corpo perché sennò mi metto a dormire probabilmente. Solo che non è che io possa mangiare adesso perché devo aspettare la mia famiglia, quindi pensavo di farmi tipo un paio di gallette con un po' di marmellata tipo. Quindi adesso vado a farmele, che sennò poi svengo, tipo svengo adesso così e voi vedete la mia facciona morta. Meglio evitare, quindi vado. E poi è stata davvero gentile, mi ha prestato questi libri che lei ha utilizzato per entrare a medicina. E sono scritti, però nel senso li cancello e li rifaccio. Però raga, cioè, l'amo, cioè l'adoro. Mi ha dato questo, che c'è l'esercizio, e poi queste che le sono le simulazioni. Perché io per professione sanitaria utilizzo questo e i volumi dell'alfa test per la teoria. E qua ci sono i quiz divisi per argomento. E mi serviva un libro con le simulazioni, quindi le devo un gelato la prossima volta che ci vediamo. Questo è lo yogurt che utilizzo, ragazzo, qua è buonissimo e tipo se lo mescolate tipo anche alle marmellate eccetera viene una bomba ed è un'alternativa dello yogurt greco, l'unica cosa è che come valori ha meno proteine, però sinceramente cioè, dipende anche dalle esigenze che avete, però questa marca qua ve la consiglio assolutamente. Per preparare la cena, allora ho intenzione di farmi queste due patate che accompagnerò con il tofu, questo qua che devo finire, e poi ho intenzione di farmi una specie di insalata con pomodoro, cetriolo e due carotine che stanno iniziando ad andare a male, infatti cioè si stanno un po' ammollando, cioè stanno diventando quasi gomma, e io vi faccio vedere come le preparo.
alla fine ho cambiato praticamente totalmente la mia idea di quello che volevo fare, perché ho cercato su internet una ricetta per fare un tofu, ho trovato il tofu al curry con la pasta di pomodoro, allora lo sto replicando in sostanza, pratica un miscuglio di spezie, pasta di pomodoro, poi lei non ci aggiunge le carote ma io ho voglia di carote quindi ce l'ho aggiunte. E poi adesso sto facendo le patate a parte e poi metterò il tofu a cuocere nella passata di pomodoro con tutte le varie spezie. Sto facendo tipo una specie di marinatura, in teoria dovrebbe marinare per minimo mezz'ora, solo che non ho mezz'ora di tempo, anche perché qua il forno tra un minuto suona e teoricamente dovrei essere pronta. E quindi è così, in pratica ci arrangiamo un attimo, però stra buona questa idea, non l'avevo mai fatta. Ecco qui il piattino, raga, è, cioè, l'odore è una bomba. Vi consiglio di provare a farlo se vi piacciono queste cose molto speziate, molto col, cioè quelle che tipo col curry, molte spezie. Comunque vi consiglio di provare. Se vi vado a papparmi questa goduria, noi ci sentiamo dopo per il pranzo. Eccomi qui, allora noi abbiamo appena finito di cenare, sono tipo le 9:30 e sì, oggi è stato molto molto tardi, ma in realtà col fatto che le giornate si allungano, no? Quindi ancora alle 9, 8:45 già il sole, non ce ne accorgiamo sinceramente. E ho anche già preparato il pre-nanna che ho messo in frigo perché è un frozen porridge alla mela e cannella con burro di anacardi, vi spiego brevemente come l'ho fatto. E vi dico che io di solito quando utilizzo le farine aromatizzate utilizzo l'albume, se invece devo usare i fiocchi d'avena non utilizzo l'albume perché poi fa una specie di frittata e non mi piace, cioè si sente troppo l'albume, mentre con le farine aromatizzate l'albume non si sente perché appunto essendo aromatizzata, mentre con i fiocchi d'avena non mi piace per niente. E in pratica ho cotto i fiocchi d'avena, poi il rapporto 1 a 4 di liquido tra latte e acqua, io ho utilizzato il latte vaccino, ma va benissimo qualsiasi altro tipo di latte o bevanda vegetale che voi vogliate. Poi ci ho messo la cannella, ho cotto un pochino, poi ci ho aggiunto la mela tagliata a fettine, e in modo tale che tipo si cuocesse anche un po' la mela e facesse tipo effetto torta di mele, una specie. Poi quando ho cotto tutto ho spento il fuoco, ci ho aggiunto lo yogurt greco, anche qua potete non aggiungerlo come potete aggiungerlo, a me piace aggiungercelo, però so che non tutti piace perché è troppo acido, però vi consiglio, se avete questo problema, di provare lo yogurt greco al 2% o addirittura al 5%, perché è meno aspro, un pochino più anche cremoso, non fa l'effetto formaggio. Però fatto sta che aggiungete lo yogurt a fuoco spento, tutto questo, perché sennò cuocete lo yogurt e diventa una roba stranissima. Una volta ho cotto lo yogurt greco e è diventato tipo formaggio, proprio formaggio, è stato stranissimo. Mettete tutto questo composto in una ciotolina, lo decorate un po' con la mela, un altro po' di mela. E poi io ci ho fatto questa cremina col burro di anacardi che ho aggiunto poi dopo all'acqua per farlo più diluito. Perché così mi veniva proprio una bella colata, non so come dire. E lo facevo spesso in quarantena questa cosa, poi ho smesso, non so per quale motivo. E poi l'ho messo in frigo fino a che appunto non andrò a mangiarlo stasera. Ovviamente prima l'ho fatto raffreddare, sennò poi il frigo si spacca tutto. Questa cosa potete farla anche la sera prima. E un frozen porridge normalissimo, e a differenza dell'overnight è cotto, mentre l'overnight oats non le cuoci i fiocchi d'avena, li metti direttamente nei liquidi, nello yogurt, nel latte eccetera, e poi la mattina dopo ci aggiungi la frutta secca, queste cose qua. E io devo smettere di parlare così tanto. Comunque adesso io direi che vi saluto, è giunta l'ora di concludere questo video, spero vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia, e non vi ringrazierò mai abbastanza per il traguardo che abbiamo raggiunto insieme, sono stracontenta e niente, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video.